Ciao a tutti e benvenuti su Gamer Brain. Quest'oggi vogliamo parlarvi del fantastico Nacon Revolution Pro Controller 2, che potete acquistare su Amazon o rivenditori specializzati ad un costo di circa 120 euro, con la possibilità di reperirlo ad un prezzo leggermente inferiore, soprattutto durante il Black Friday. Il Nacon Revolution Pro Controller 2 è simile al controller di Microsoft, come potete vedere in design, ma con le caratteristiche del DualShock di Sony, tra cui il touchpad e la presenza del tastino PlayStation, che lo rende compatibile non solo su PC ma anche su PS4. Il controller purtroppo non è wireless, quindi dovrete utilizzare il cavetto che trovate in dotazione per collegarlo al PC o alla console. Altra differenza risiede nello scambio di posizione tra la croce direzionale e lo stick analogico sinistro, che come potete vedere assume lo stesso identico design del controller di Microsoft. Quindi diciamo che questo Nacon Revolution è rivolto non solo a coloro che partecipano agli eSport o che sono alla ricerca di un controller pro, ma anche e soprattutto a coloro che, come nel mio caso, giocando spesso con la console di Microsoft, sono abituati ad avere tra le mani un controller differente rispetto al classico DualShock di Sony. Purtroppo, anche se si tratta di un controller molto costoso e di altissima qualità, non è possibile modificare il layout dei pulsanti, quindi non avete la possibilità di sostituire gli stick analogici, i pulsanti, aggiungerne altri e così via dicendo, a differenza del controller di Microsoft, ma parliamo ovviamente sempre di un Elite e non di un classico controller. Nella parte posteriore del Nacon abbiamo quattro pulsanti aggiuntivi, che poi sono le stesse levette o quasi della variante Xbox One, che simulano poi i quattro classici tasti, quindi diciamo potete utilizzarli per accedere rapidamente, come potete vedere, ai quattro tasti senza distogliere le mani, o meglio le dita, dagli stick analogici. Quindi tenendo le dita sugli stick analogici, con le altre dita inferiori potete premere questi quattro tasti tramite i dorsali posteriori, e non mancano ovviamente all'appello i quattro classici dorsali anteriori e superiori, quindi L1, L2, R1 ed R2. Infine abbiamo uno switch per passare in tre differenti modalità e un pulsante profile che permette di passare da un profilo all'altro a seconda poi delle esigenze personali. Quindi se li avete mappati i pulsanti, potete passare da una configurazione all'altra. Come ogni altro controller che si rispetti, permette il collegamento di cuffie e microfoni, oltre ad avere la possibilità di tenere sotto controllo il funzionamento del controller tramite una luce collocata nella parte inferiore, oltre ad una seconda che illumina lo stick analogico destro a seconda poi del tipo di utilizzo. Come ultima, ma di certo non meno importante caratteristica, riguarda la possibilità di aggiungere dei pesetti agli angoli del controller, quindi tramite l'apposita chiavetta che trovate in dotazione potete aprire i due supporti laterali ed aggiungere fino a due differenti pesetti che trovate in dotazione di differenti grammi. Quindi abbiamo i pesi da 14, 17 e 10 grammi, quindi potete aggiungerne due a destra e due a sinistra per avere un controller più massiccio tra le mani.